Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono Genem e oggi siamo tornati finalmente dopo tantissimo tempo su Clash Royale. Come potete vedere non sto registrando con due recorder perché sto registrando da un altro dispositivo, un S3 Neo, e quindi non ho la disponibilità di due recorder. Scatterò un po', la qualità del video non sarà altissima perché il telefono ovviamente non è uno dei migliori, giocare con un S7 Edge è sicuramente meglio che giocare con un S3 Neo. E ho già provato a registrare un video, però ho fatto tutte sconfitte, quindi mi pareva noioso portarlo, perché comunque, come potete vedere, lo schifo di Clash Royale, perché quando vinci tante partite, poi te ne fa perdere tante, tante, tante. Per questo non sto facendo più le classificate, però sto facendo le 2 contro 2. Facciamo questo torneo il cui primo premio è un baule leggendario di Arena 10. Ci scriviamo con 10 gemme ed è una sfida a carte in tavola, sfida 2 e c'è anche l'Aesir doppio. Allora, io qua preferirei la congelamento, non l'ho mai usata. È una carta che non ho mai usato. E mi prendo i barbari scelti. Io qua non ho niente da usare per l'attacco. Il mio compagno sì. Ha pure il mastino. Sì, non ho davvero niente. Però, per ora. Perché qua io posso metterci un bellissimo e simpaticissimo gigante Royalese. Che non userò. Per ora. Anche se con l'Elisir doppio è un po' più complicato giocare. Sicuramente è più complicato. Allora, io metto questa qui. Comunque, abbiamo fatto danni sotto torre. E lui è sicuramente stupido l'avversario. Perché se spawna uno scheletro vicino alla torre del re, ha finito. Eccoci. Quello proprio che avevo detto. Allora, lì hanno buttato due principesse. No, non le congelo. Non le congelo perché adesso io faccio così e così. Congelamento. Le congelo adesso. Così non ci scassano più la minchia. Però hanno rotto loro con sta cimitero. Perché la cimitero comunque è una carta molto molto forte. E diciamo che io la so usare abbastanza bene la cimitero. La so usare abbastanza bene. Perché la schiero sempre, diciamo, verso questo lato dell'arena, ecco. Perché non è proprio della mappa, mi viene da dire sul lato della mappa, però non è corretto dire così. Faccio così, io mi metto proprio a counterare, perché non voglio perdere questa partita. Non la voglio perdere, perché già che Clash Royale fa schifo, io devo anche salire per portarvi i contenuti, devo salire di arena. Quindi, se perdo, vabbè che questo ovviamente non è classificata, però porterò anche altri video in cui farò delle classificate. Perché in questo ultimo mese, 2 mesi che non registravo Clash Royale, io sono salito pure nell'arena Monte Cinghiale, in Arena 10. Non so se ve l'ho detto in un video, perché non mi ricordo quando è uscito l'ultimo video di Clash Royale. Inoltre, come potete vedere, ho cambiato clan. Questo è sicuramente molto migliore, perché semplicemente perché la gente gioca. Quello era un clan della mia classe. Io glielo ho scritto. Se non arrivo almeno al baule del clan di livello 7, io esco. E sono uscito. Mi prendo la fornace stavolta, anche se appunto l'avversario me la può abbattere con la fulmine, però mi prendo la fornace perché io odio personalmente i deck con la fornace perché poi la gente si mette a counterare e quindi sono deck molto molto bastardi. Abbiamo anche a lui in mano. Se lui buttasse la cimitero, vabbè, butta l'estrattore. Se lui buttasse la cimitero, vabbè, quindi loro hanno sprecato la fulmine. Allora io mi metto qua con questa. Ok, la mossa più insensata. Sto
Spero che il mio avversario sappia giocare bene. Perché non ne sono molto sicuro. Ecco. Ecco qua. Come volevasi dimostrare il lag che c'è su questo telefono. Mamma mia. Una botta, quel barbaro doveva dare una botta. Ok, io ho il minatore. Ho il minatore, lo faccio così. Ok, quella è fatta. Va bene così. Va bene così. Allora, lui mi ha buttato la fulmine. Lui mi ha buttato la fulmine. Adesso butteranno un bordello di cose qui. E io, guardate, semplicissimo. Semplicissimo, così. Aspetto un pochettino prima di buttare le altre carte, perché qua è un attimo che mi fanno fuori tutto. È proprio un attimo che mi fanno fuori tutto. E guardate quanto sta scattando sto gioco. Ma non credo che sia il gioco, credo che sia o Mobizen o il telefono. Perché col mio, anzi, forse è proprio il telefono, perché a me Mobizen, diciamo che ha causato qualche micro lag, ma non così tanto. Mai così tanto. E devo proprio difendere tantissimo. Devo difendere. Devo difendere più di quanto stiano difendendo l'ho. E devo mettere questo. Questo. Per forza. Se no, sono fottuto. Ho sbagliato a buttare la veleno. Va bene. Va bene lo stesso. Io faccio così. Per ora. Faccio così. Mamma mia, quanta gente che ce l'ha la veleno. Me la devo tenere per forza. Mamma mia, quanta gente, quanta gente, quanta gente. No! Dobbiamo andare al Sud and Eat. Che palle. Sud and Eat, no. Sud and Eat, no. Cazzo, guardate quanto counterano! Guardate quanto counterano questi qua! Siamo messi. Counterano e attaccano allo stesso tempo. Allora io faccio così. A sto punto. A sto punto. Porca troia! Porca puttana! Non ce la faccio. È impossibile! Non è impossibile! Troia! Un gioco di merda. Anche loro se la sono giocata bene. Però, cazzo, una vittoria e una sconfitta. Ce la stiamo giocando benissimo. Qua mi prendo il golem, che dà fastidio. Anche se non lo so usare, me lo prendo. E prendo questi. Lui che ha pecca, scintilla, gigante. Mi ricorda qualcuno con cui ho giocato. Mi ricorda davvero qualcuno. Porca troia! Però io il mortaio lo potrei sfruttare, perché lo sfrutto come difesa, però non come attacco, perché molti lo sfruttano come attacco. Attaccano col mortaio. E il mortaio può dare anche molto fastidio. Però, minchia. Cazzarola, qua come me la difendo? Ecco qua come mi difendo. Che non si riesce a fare un cazzo. Vai, 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 scintilla. Un colpo. Brava. Io però non ho come difendermi adesso dai pipistrelli. Perché dalla strega notturna, vabbè, è facile, però. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, porca troia. Guardate quanto counterano! Ma è possibile? È possibile? Oh, almeno il golem ha dato qualche hit alla torre. Qualche hit l'ha data. Dai, sto mortaio. Dai.
Puttana, qua è complicatissima da gestirsela questa partita. Però siamo partiti, cioè adesso stiamo attaccando bene. Stiamo attaccando davvero, davvero bene. Molto bene. Vediamo un po'. E poi comunque importante, per chi è arrivato ovviamente a vedere questa parte di video. Dovrò fare un video molto molto importante sul mio canale e uscirà tra poco tempo. Uscirà davvero a breve perché è un video davvero molto molto importante. Quindi state attivi e andatelo poi a vedere quando uscirà. Attivate la campanella. Porca puttana, vaffanculo. Vaffanculo, gioco di merda. Fulmine! Butta sta cazzo di fulmine! Sì! Vaffanculo! Abbiamo vinto! Mamma mia, che partita! All'ultimo secondo! All'ultimo secondo! Quindi ragazzi, c'è l'ultimo, quindi ci apriamo questo baule della corona. E niente ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi lasciare mi piace se questo video è iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate qua sotto scrivendomi qualsiasi cosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!